Pasqua non è soltanto la festa religiosa, è principalmente la festa religiosa, ma è anche la festa dove notoriamente si mangia. Perché? Perché finisce, come era una volta, il lungo digiuno che partiva dal Venerdì Santo e finiva proprio la mattina di Pasqua. E allora una delle categorie che lavorano di più sono i ristoratori. Peppino Tinari è il titolare del ristorante Villa Maiella, una stella Michelin. Oggi è Sabato Santo, ma qui si sta lavorando alacremente in vista di domani. No, stiamo lavorando tutti i giorni, per fortuna e grazie a Dio. E domani ci stiamo dedicando particolarmente a questo pranzo di Pasqua, perché, da come hai detto tu, dal digiuno si fa Pasqua. E Pasqua è stare bene, stare seduti a tavola, comodi, mangiare piatti tradizionali, e non deve mancare al tavolo qualche cosa di innovazione. Quindi sarà un concerto con delle sinfonie splendide tra tradizione e innovazione. Allora, la tradizione vuole l'agnello a Pasqua. Allora, sì, per noi prima dell'agnello viene il brodo di gallina con le crepe, la pizza rustica, le polpettine, e la Pasqua nostra, la tavola nostra non manca. Poi l'agnello per forza di rigore ci deve stare, e lo serviremo in due modi: nella maniera classica, cioè al brace delle costatine, e l'agnello al ginepro per i piatti un po' più particolari. Un'altra cosa che non deve mancare è il fiadone al formaggio, quindi cominceremo da un appetizer che faremo un fiadone al formaggio, anche quello, le uova, Pasqua, il simbolo delle uova. Faremo anche un entrée a base di uovo, una sfuma d'uovo con servita proprio a guscio dell'uovo. Lei non si cimenta in quelli che sono altri piatti tradizionali pasquali, come nel Teramano ci sono le mazzarelle, per esempio. Le mazzarelle da Teramo, e da noi il fegatino cace uova. Il fegatino cace uova. Quindi, bene o male, la terra nostra è piccola, ma grazie a Dio c'ha tutte queste diversità che fa ricca la tavola abruzzese. Lei parlava delle uova prima, quindi abbiamo alcune. Ma questa è una ricetta di Arcangelo, ci siamo impazziti a tagliare queste uova così, e domani lo serviremo con una sfuma d'uovo e con una piccola brunoise di corrabi e lardo. Quindi cerchiamo di fare un po', come ho detto prima, tradizione, piatti di tradizione e piatti dell'innovazione. Il dolce pasquale, la colomba, oppure una colomba rivisitata, la pizza di Pasqua, che cosa? Allora, questo è il merito di mia moglie, e siccome un tempo noi facevamo parte del Regno dei Borboni e ci siamo permessi non di imitare la pastiera napoletana, ma da anni che facciamo la pastiera e ce l'hanno imparato pasticceri della Campania, quindi col grano come si fa, e siamo contenti di servire questa pastiera. La serviremo dopo con una spuma d'orzo e un gelato all'alice. State preparando anche il pane, vedete qui il forno, perché il ristoratore oggi deve panificare a un certo livello. Ecco, giustamente abbiamo dei pani che facciamo, sia dei pani tradizionali e dei pani speciali. Cerchiamo di fare un po' tutto, perché dobbiamo dare il timbro e l'impronta della nostra filosofia di cucina. Quindi il pane è anche un pezzo importante della tavola e deve essere fatto sempre da noi. Dopo ci stanno anche i dolci di Pasqua, che sono dei dolci fatti a base di mandorla, e tipo la pupa, il cavallo, il cuore, è decorato con la pasta di zucchero. Bene, allora in questo pranzo di Pasqua chiudiamo, cosa si beve? Rigorosamente abruzzese, per forza, perché cioè, i nostri vini hanno un grandissimo valore e tocchiamo un po' tutte le province del nostro Abruzzo. Domani serveremo i vini di tutte e quattro le province, così non scontentiamo nessuno e rimaniamo nel nostro territorio. E per finire? Un passito, serviamo un passito insieme alla pasta di mandorla, un passito nostro abruzzese. Buon appetito e buon lavoro. Grazie mille.